Qualcosa. Chiudo io. Chiudi. Chiudo io. Chiudo io. Cos'è sto ciuffo stamattina? Buongiorno. Ciao. Lui è già in tenuta da lavoro. Perché stiamo facendo una commissione sul tardi. Al bruto. E quindi poi lui scappa e va via. Andiamo a prendere giusto due scemenze al supermercato perché stamattina non si è riusciti ad andare a fare la spesa e quindi andremo domani mattina e allora prendiamo le cose super urgenti a un discount che c'è qua vicino e poi facciamo il famoso giro nel negozio di videogiochi che lui voleva già fare ieri e non è riuscito. E in più dobbiamo andare a cambiare un cavo per antenna. Ah già, giusto, vero. Ce la facciamo. Dobbiamo andare. Ma sì, tanto tutto è lì da quelle parti, quindi perfetto. Poi scappo a casa a preparare una sorta di pranzo. Eccoci, allora siamo tornati dalle commissioni, dal giretto. Abbiamo comprato le cosine in ferramenta. Nala si sta stiracchiando e io devo ancora pranzare tardissimo. Tra un paio d'orette devo andare a prendere Fede a scuola. Nala si sta arrotolando sul tappeto, cioè adesso ve la faccio vedere. Cosa fai? Ma cosa combini? Prima di andare a vedere per il mio pranzo, volevo dirvi che appunto oggi concluderò la valigia, sono troppo felice. Ho lavato e steso le ultime cosine, quindi oggi le stiro e le sistemo in valigia, quindi poi ho concluso del tutto. Quindi insomma vedrete qualcosina oggi in qualche spezzone di vlog e poi vi faccio un video dedicato sulla valigia che mi state chiedendo veramente in tantissime, quindi lo faccio molto volentieri. E niente, adesso vado a cercare nel frigo cosa mangiare perché ho veramente fame. Allora ragazze, salto temporale perché sono dovuta andare a prendere Federico a scuola e poi mi è venuta un'emicrania pazzesca, proprio la tempia che boom 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 mi pulsa tantissimo. E niente, queste sono le cosine che ho lavato ieri appunto, adesso le vado a ritirare tutte e le stirerò, soprattutto per prime le cose che devo finire di mettere in valigia, così appunto concludo la mia valigia e poi magari se riesco già domani vi giro il video della valigia, che ci tengo proprio tanto a farvelo. E niente, ora ritiro tutto e mi metto a stirare.
Allora, ragazze, il mio mal di testa non accenna a passare. In ogni caso, ho finito appunto prima di sistemare un po' la valigia con alcune cose, me ne mancano veramente una o due, proprio sono alla fine. E ho giocato un pochettino con Federico e adesso sto facendo la scritta per la busta con il cambio praticamente per quando nasce, per il parto, e deve esserci il mio nome sopra, quindi se la sto facendo io e l'attaccherò, perché tanto è una busta trasparente. E niente, quindi mi sbrigo a fare questo e poi inizio anche a pensare alla cena e quindi ci vediamo tra poco. Una patata. Tieni mamma, questo è pulito. Grazie. Ecco. Allora, pure quasi pronto, questo è Riccardo che mi scrive, e salsiccette in cottura. A parte la mia faccia devastata dal mio mal di testa che non mi dà tregua oggi, quindi non vedo l'ora di andarmi a stendere, a riposarmi. Non fate caso al casino là dietro perché ho finito di cucinare. Fede, com'era la salsiccetta? Buonissima, specialmente la purè. Lui è un amante sfegatato della purè di patate, quindi vince sempre quella. Anche sulla carne, sul pesce, vince su tutto. Anche sulla pasta. Sono distrutta, ragazze. Non sono in forma, si vedrà dalla faccia. C'ho veramente la testa che mi scoppia. Non so che vlog sia venuto fuori, sinceramente. Un vlog veramente piccolo. Piccolo e credo che, insomma, ho fatto quello che... ho potuto oggi, perché non sono proprio in forma, anzi penso che per qualche giorno non ci vedremo. Dimmi amore, passa tutto. Penso che per qualche giorno non ci vedremo, magari farò altre tipologie di video, però con i vlog mi fermo un momento, anche perché questo è Ricky, anche perché i contenuti poi sono sempre gli stessi, quindi non voglio, insomma, annoiarvi. E niente, quindi ci vediamo prestissimo con nuovi video. Adesso, se sentite voci un po' così, è Fede che da quando ha imparato a leggere legge qualsiasi cosa vede. Adesso sta leggendo il barattolo dei biscotti qua che c'è. No, sul... sto leggendo la bottiglia. Ah, la bottiglia dell'acqua. La marca della bottiglia. E cosa c'è scritto? Levi Lebias. Leggi bene, tieni, te la metto vicina. Io mi prenderei altro purè. Io vi dico che ho mangiato un po' di purè e una salsiccetta e mi sento già strapiena, quindi... Io per niente. Tu per niente. Ah. Ma sì, di tutto e di più sto arrivando. Questo è un gruppo di amici. Niente, mi dispiace chiudere qua il vlog, però sono veramente in modalità sonnolenza, mal di testa. Che noia quando è così. Stanca. Veramente. Stanca. Ho fatto tante cosine oggi. Ho stirato, ho finito di fare la valigia, ho pulito, ho preso Fedino, ho fatto il giro stamattina. E mi stanco veramente subito, sono in una fase finale veramente pesante e niente, quindi questo è quanto.
Buongiorno stelline. Allora, questo è il re dei salti temporali perché aspettate che vi sistemo, non fate caso alla mia acconciatura che è penosa. Io mi sto praticamente sistemando un attimo, giusto una sistemata velocissima perché mi sono già lavati i denti, devo solo darmi una sistemata alla base, diciamo, perché ho un po' di rossori, quindi soprattutto quando giro almeno il video cerco di darmi una sistemata. E ieri non ho più vloggato, ragazze, stavo veramente male, cioè il mal di testa mi ha devastata. Potrete immaginare che quando si ha il mal di testa proprio di quelli che pulsano, non si ha voglia proprio di star lì a fare queste cose, diciamo videocamera, computer, editare i vlog, i video, cellulare, quindi avevo bisogno di spegnere i motori, quindi per questo motivo mi vedete qui anche oggi. Era giusto per chiudere il vlog. Io mi preparo ancora con voi questa mattina perché sto per girare un video spesa. Oggi conto di fare anche un altro video che ho in mente per voi per i prossimi giorni, quindi cerco di girarlo oggi pomeriggio, perché poi questo weekend ho Federico, quindi mi voglio, diciamo, un po' dedicare a lui, fare delle attività con lui, divertirci un po'. Non faremo niente di che, però si possono fare un sacco di cose anche, diciamo, non dispendiose. E quindi ho in mente dei programmi da fare con lui e non so cosa riuscirò a fare di video, quindi preferisco portarmi avanti di oggi e organizzarmi in questa maniera qua. E niente, quindi mi sto preparando perché praticamente stamattina Ricky, senza dirmi nulla, mi ha spento sveglia e tutto e ha portato Fede a scuola ed è andato a fare la spesa. Cioè io sono sempre di più senza parole. Tra l'altro ve l'ho messa anche su Instagram, e se non mi segui su Instagram ti lascio qui da qualche parte il mio nome su Instagram, perché ho postato il regalino che ha portato a me Alessandra, veramente bellissimo. In realtà è un regalo per Alessandra, ma c'è un dettaglio che richiama anche la mamma di Alessandra, ovvero io, e quindi mi ha lasciata senza parole, quindi ci tengo a farvela vedere. E niente, ho già il fiatone, cioè mi sto dando una sistematina giusto veloce perché giusto per fare il video spesa. Non mi piace essere, diciamo, la sposa cadavere, e quindi stamattina sono più bianca del solito. Ultimamente sto facendo davvero fatica a dormire, ragazze, veramente fatica. E non vi dico tutte queste cose per lamentarmi o chissà che cosa, perché tanto non mancano mai i commenti, ma sì, non lamentarti, non è niente di grave, non è niente di grave. Però essendo che i vlog sono, diciamo, un diario, diciamo, no, anche per me di questa gravidanza, io vi racconto che cosa mi succede, cosa non mi succede, e tutto è anche poi un ricordo per me, quindi mi fa piacere condividerlo con voi. Volevo fare il video spesa in questo vlog, però troppa roba secondo me, infatti farò un video spesa a parte che, se riesco, magari vi carico prima di questo vlog oggi. Adesso vedo cosa caricarvi prima, magari ve lo chiedo su Instagram, anche se vincono sempre i vlog, quindi è abbastanza inutile che io ve lo chieda. Preferite sempre tanto i vlog, è mai normale, anche io tra il vlog e il video spesa sceglierei il vlog perché mi piacciono un po' di più. Anche i video spesa mi piacciono, ma i vlog hanno quel non so che di più.
mamma mia. Sono irrecuperabile stamattina, cioè... Ci siamo abbastanza, sono tornata un po' con delle sembianze un po' più umane. Cosa c'ho in mezzo ai capelli? Boh, era un nodino forse. Ok, una spazzolatina. E ora vi faccio vedere la tutina di cui vi parlavo e poi vado a fare il video spesa. Video spesa terminato. Aiuto! Ora vado a sistemare tutto piano piano e poi vi prometto che vi faccio vedere il regalino di cui vi parlavo prima che mi ha portato Ricky ieri sera. E poi tra l'altro mi ha portato un detergente che dovevo comprare, che sarebbe un detergente poi intimo per il dopoparto, che mi mancava giusto quello per la valigia, quindi la valigia vi dichiaro ufficialmente finita. Quindi diversi di voi mi hanno chiesto, scusate il fiatone, mi avete chiesto in diverse quando uscirà il video della valigia, quindi su Instagram in privato me l'avete chiesto e vi comunico anche qua su YouTube che ve lo caricherò sicuramente entro domenica, perché mi manca giusto la mia vestaglia, la mia camicia da notte blu che sto lavando, quindi appena asciuga la stiro, la metto dentro ed è finita la valigia, quindi non vedo l'ora di mostrarvi tutto e mi tocca andare a sistemare. Ricky si sta facendo una doccia e ora mi devo dare una mossa. Ho dovuto fare una pausa, ho dovuto stendermi un po' perché non riuscivo a respirare. È una cosa che con l'altra gravidanza non mi succedeva mai. Quindi è proprio vero che ogni gravidanza è a sé. Invece in questa gravidanza mi manca spesso il respiro, le gambe mi formicolano, soprattutto adesso che manca un poco al parto, insomma. E niente, ho qui la cosina che mi ha portato ieri Ricky, che ora vi mostro, che mi piace da impazzire. Eccola qui! Partiamo dai piedini, che sono qualcosa di dolcissimo. E arriviamo a questa scritta. La mia mamma è adorabile, mi piace tanto tanto tanto. Ha i guantini che si possono staccare, vedete, col bottoncino. E ha il cappuccetto, che si può appunto qua bottonare e sbottonare. Poi l'apertura è super super comoda perché ha la zip sotto queste, mi sfugge il nome, comunque sotto questo decoro, diciamo, che arriva fino praticamente ai piedi, quindi è molto molto comoda da indossare. E niente, ci tenevo tanto a farvela vedere perché quando ho visto la scritta ovviamente non ho capito più nulla, quindi grazie amore mio. Quindi io chiudo qui il vlog perché è durato praticamente un giorno e mezzo, due giorni insomma, un giorno e mezzo. Fede sta per tornare da scuola, quindi ora vado a preparare il pranzo e poi oggi pomeriggio editerò questo vlog, ve lo carico già di oggi, quindi ve lo troverete già nel pomeriggio. E poi voglio girare il video sulla valigia, se riesco già a preparare la mia camicia da notte che vi dicevo che manca. E insomma cerco di fare almeno un paio di video per portarmi avanti per questo weekend. E poi ci vedremo sicuramente lunedì con un nuovo vlog perché è in arrivo una nuova cosina in casa, Robertina, quindi vloggerò lunedì. E io vi mando un grandissimo bacio, ci vediamo al prossimo video e buona giornata! Ciao!